Lunedì 30 aprile, ben ritrovati con il TGL News. In primo piano la cronaca: due marocchini di 32 e 38 anni sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia in carcere dopo un'attività di indagine del Carabinieri condotta da settembre a novembre 2017. I due spacciavano cocaina fuori da locali pubblici in varie zone della nostra città. Il più anziano, che lavorava nella logistica, rubava capi griffati che poi regalava assieme alle prime dosi di cocaina in omaggio a giovani maggiorenni per indurli in questo modo a divenire suoi clienti. Il 32enne invece faceva il corriere della droga dopo essersi rifornito a Milano. Era stato arrestato in flagranza nel novembre scorso dalla Guardia di Finanza. Il loro era un giro d'affari particolarmente florido, da 4.000 euro alla settimana. Sono passati 9 anni esatti dal crollo del ponte sul Po di Piacenza. Era infatti il 30 aprile del 2009 quando un cedimento fece precipitare nel vuoto una campata e le auto che in quel momento la stavano percorrendo. Non ci furono fortunatamente vittime, ma 3 persone rimasero gravemente ferite. Un crollo avvenuto nel tratto lombardo della struttura, dal quale, secondo il Tribunale di Lodi, non ci furono colpevoli. Nel gennaio 2015, infatti, i 5 imputati, tutti i dirigenti della società concessionaria, vennero assolti perché il fatto non sussiste. Il crollo del ponte, oltre che naturalmente alle conseguenze fisiche per i feriti, ebbe pesanti ripercussioni sulla viabilità, oltre che sull'economia locale, che colpì molti esercenti della zona commerciale di San Rocco. Ortaggi e occhiali da sole, questa è la merce recuperata sabato mattina nel corso di alcuni controlli contro gli abusivi da parte di alcuni agenti della Polizia Municipale vestiti in borghese. Quando è scattato il controllo della pattuglia, alcuni improvvisati venditori che stazionavano nei pressi della scalinata del Duomo si sono dati alla fuga abbandonando parte della merce. L'invito alla cittadinanza, ha affermato l'assessore alla sicurezza urbana Luca Zandonella, è quello di non acquistare prodotti di cui non sia chiara l'origine. Chiudiamo parlando della scorsa notte, particolarmente movimentata in Via Torricella a Piacenza, dove vari stranieri, un nigeriano e alcuni filippini, sono venuti alle mani. Dalle loro dichiarazioni, l'origine è stata la difficoltà di parcheggio della moglie di uno dei due asiatici, che ha chiamato il marito sceso in strada con il figlio. Quest'ultimo ha fatto da birillo, tenendo di fatto libero il posto auto. Nel frattempo, però, è arrivata una macchina di nigeriani che voleva parcheggiare. Ne è nata quindi una discussione sfociata in una rissa nella quale il nigeriano ha avuto la peggio. Per lui 7 giorni di prognosi. La polizia, giunta subito sul posto, ha denunciato i 3 contendenti per rissa. La nostra edizione termina qui. Il TGL News torna più tardi, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito www.liberta.it.